Allora, siamo arrivati alla fine di un percorso durato 30 ore, è un progetto che il primo polo di Galatone ha adottato su richiesta del circolo scacchistico Alekhine e ha interessato inizialmente 35 ragazzi che man mano però hanno avuto una disaffezione in qualche unità. Comunque siamo arrivati a un ottimo numero di partecipanti al torneo finale, che è anche una verifica dell'attività svolta, con 16 ragazzi, quindi siamo intorno al 50%. Stando alle esperienze anche in altre scuole in questi anni, diciamo che è una buona media finale. I ragazzi sono stati abbastanza interessati, io li ho visti particolarmente motivati, sono ancora motivati, sono, e considerando la loro età, stiamo parlando di ragazzi di terza e quarta elementare. Credo che la scuola debba continuare in questo progetto per gli anni futuri. Quanto 30 ore e servono pochissimo a conoscere il gioco. Il gioco è molto complesso e non ha un punto d'arrivo limitato, per cui si arriva a conoscere il gioco, si vince automaticamente la partita. Ha delle potenzialità di conoscenza infinite, nessuno ancora è riuscito a trovare la partita vincente, per cui i ragazzi adesso hanno avuto le primissime basi del gioco. Chiaramente hanno bisogno di corsi più avanzati negli anni futuri perché possano anche competere con i loro coetanei, che all'età loro già partecipano ai campionati mondiali. Io conosco personalmente dei ragazzi della provincia di Lecce, un ragazzo in provincia di Lecce che a 8 anni a dicembre scorso ha partecipato ai mondiali di scacchi under 16, under 8 per la sua età, a Dubai. Quindi, come vedete, si può giocare benissimo ad altissimi livelli anche a 8 anni, ragazzi che hanno chiaramente iniziato a 5 anni, 4 anni, 4 anni e mezzo a giocare a scacchi. L'importanza degli scacchi in ambito scolastico è stabilita già da numerosi studi e ricerche. Gli scacchi sono un ottimo mezzo per sviluppare determinate facoltà da parte dei bambini. L'esperienza che abbiamo condotto a scuola per diversi anni ci ha permesso di capire che anche grazie a questa disciplina che era abbinata al curriculum normale, ordinario, i ragazzi trovavano occasioni di sviluppo, di incontro, di relazione e soprattutto compivano esperienze di vario tipo, tra cui lo stare in gruppo, fare squadra, viaggiare, conoscere posti nuovi e vincere, perché tantissime volte hanno anche vinto. E fare scacchi a scuola significa aprire agli alunni un mondo nuovo, diverso, affascinante. E viene vista come una disciplina elitaria, ma non è così, perché per giocare basta una scacchiera che costa pochissimo e un avversario, che poi avversario non è, un amico con il quale si passa tranquillamente del tempo misurandosi attraverso il gioco. Quindi gli aspetti positivi tantissimi, le ricadute sul curriculum normale altrettante.